iniziata il 7 marzo con gli assoluti d'Italia la stagione enduristica. Anche il campionato italiano Under 23 e Senior ha iniziato il suo percorso con la gara inaugurale nella bellissima terra di Sicilia. Ora l'attesa per il Mondiale, che partirà dal Portogallo questo fine settimana. Anche l'inizio del campionato europeo è imminente, la prima prova si svolgerà in Francia sabato 11 e domenica 12 aprile. Nel frattempo i campioni hanno approfittato della gara organizzata dal Motoclub Enduro Presolana per fare un po' di allenamento e trascorrere alcune ore in buona compagnia. Le ultime senza lo stress delle competizioni. Bellissima la prestazione di Michael Pogna, classe 250 due tempi, che nella prima gara degli assoluti d'Italia si aggiudica il secondo gradino del podio. Sì, quest'anno per me è cominciato veramente bene. Alla prima prova degli assoluti d'Italia, corsa a Siena, ho fatto due secondi posti che sono andati molto bene. Poi quest'anno ho corso anche con le motoslitte e anche lì attualmente sono primo del campionato italiano, c'ho l'ultima prova il 5 aprile, e meglio di così la stagione non poteva cominciare. Sì, quest'inverno mi sono allenato tanto, faccio una trasferta doppia perché corriamo sabato e domenica appunto in Portogallo e la settimana prossima ci trasferiamo in Spagna per fare le prime due prove del campionato del mondo. Speriamo che vada bene, pronto, sono pronto, sto bene. La moto è ottima, il team mi supporta alla grande e appunto per questo voglio ringraziarli che stanno facendo veramente tanto per me. Stand by per il campione Immer del team Miglio, un infortunio che sta curando lo presenterà leggermente sfavorito al via delle gare di Supermoto, di cui però detiene il titolo mondiale. Inizieremo il 14 aprile, purtroppo un paio di giorni fa ha avuto un incidente Immer, il campione del mondo 2008. Partiamo sicuramente un po' rallentatore, speriamo di recuperare strada facendo. Ancora un po' di tempo a disposizione invece per Giuseppe Canova, che correrà quest'anno nel campionato europeo. Adesso abbiamo iniziato con gli assoluti d'Italia, abbiamo già fatto la prima gara ma non sono proprio ancora a posto del tutto. Vabbè, la prima gara è un po' da dimenticare, sono andato un po' male perché il sabato ho fatto qualche caduta e la domenica mi si è rotta la moto, diciamo non un esordio proprio felicissimo. Però la stagione è lunga, c'è tempo di recuperare e spero di continuare, di iniziare ad andare un po' meglio, diciamo. Fra un paio di settimane c'è subito la prima gara di europeo e spero di arrivare pronto lì. Sicuramente sarà difficile, però ce la metteremo tutta.